Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si fa a creare un file di testo che contenga tutti i nomi dei file contenuti in una cartella. Vediamolo che è molto semplice. Ad esempio, noi stiamo scegliendo una cartella qualsiasi semplicemente che abbia una lista di file. Ammettiamo che questi sono i file dei nostri MP3 o dei nostri film e noi vogliamo un file di testo che contenga tutti i nomi delle canzoni o tutti i nomi dei file. Ci sono tanti metodi. Vediamo, il primo è molto semplice. Per esempio, andiamo su Modifica, seleziona tutti i file. Facciamo modifica, copia, e adesso invece di copiarli ed incollarli in una cartella, noi quello che faremo li incolleremo all'interno di un file di testo e verranno incollati semplicemente i nomi. Facciamo tasto destro e facciamo ad esempio crea un documento di testo semplice, lo chiamiamo file list. Ricordiamoci che noi abbiamo selezionato ed incollato e copiato, chiedo scusa, tutti i file di una cartella che potrebbero essere i file musicali o i nostri film. Doppio clicchiamo, facciamo modifica. Incolla ed ecco che vedete si è creato un file di testo che ha tutti i nomi dei file con il loro percorso. A questo punto si chiude, si salva e questo è il primo metodo per trasformare una lista di file in una cartella in un file di testo. Molto semplice, ovviamente questo è completamente, vedete, editabile. Facciamo adesso ancora un altro metodo e cancelliamolo. Utilizziamo un browser internet. Il browser internet può essere utilizzato sia per navigare all'interno, per esempio, di risorse in internet, dei siti web, ma anche per navigare all'interno del proprio computer. Allora, vediamo l'indirizzo di questa cartella di esempio. Vedete, è barra bin barra. Allora, noi che cosa facciamo? Prendiamo e all'interno del nostro internet browser, che in questo caso è Mozilla Firefox, riproduciamo praticamente il percorso barra bin barra. Quindi gli stiamo dicendo non andare all'interno di un sito web, ma all'interno di questa mia cartella del computer. Facciamo invio ed ecco che vedete che la barra del percorso indica che questo non è un sito web, ma è il contenuto, per esempio, dei file di una cartella file 2.3 barre bin. Vedete, questa è la nostra lista. È la nostra lista dei file contenuti dentro questa cartella bin. A questo punto noi di questa lista qui possiamo fare un exporting con una file, con una stampa su file semplicissima in PDF. Facciamo Alt per vedere la barra e andiamo su File stampa, oppure potremmo fare Ctrl P. Facciamo stampa. Vedete, abbiamo selezionato stampa su file, non stampa su una stampante vera e propria. In questo caso, siccome certe volte i nomi possono essere lunghi, è conveniente andare ed impostare la pagina su orizzontale, perché il limite di questa procedura è che le sue, per esempio, le sue grandezze sono quelle del foglio A4, possono essere ovviamente modificate. Quindi noi gli stiamo dicendo stampa questa lista di file come se fosse un sito web su un file PDF che si chiama export.pdf che stia all'interno della nostra scrivania. Facciamo la stampa e vediamo che si sta creando questa procedura di exporting, quindi la lista di file di una cartella è diventata un file PDF. Andiamo a vedere sulla nostra scrivania, già si capisce dal thumbnail e vedete, ecco qua, che questa volta noi abbiamo una lista di file, anche questa può essere copiata, incollata e modificata se trasformiamo in PDF in un file di testo, senza il percorso questa volta, ma con le caratteristiche del file, per esempio, la dimensione, l'ultima modifica, eccetera. Abbiamo trasformato il contenuto di una cartella, per esempio, in un file PDF. Questo è il secondo metodo. Il terzo metodo, stiamo andando dal più semplice al più complesso, è quello di utilizzare il terminale di Linux. È una cosa, diciamo, abbastanza semplice. Quello che si deve fare è entrare nella cartella all'interno della quale si vuole fare questa operazione, andare nel menu file e fare apri terminale qui. Noi adesso dovremo fare un comando che è lslist, molto semplice, e dovremo creare all'interno della scrivania questo file di testo. Allora facciamo così, siccome noi non ci ricordiamo qual è diciamo l'indirizzo e il percorso della scrivania, noi andiamo nella scrivania, lo selezioniamo per bene con tutta la barra, se ce la facciamo. Un attimo, ok, e poi facciamo tasto destro, copia, e lo mettiamo temporaneamente facendo CTRL maiuscolo V, che sarebbe incolla, oppure potevamo andare su modifica incolla, e lo mettiamo temporaneamente qua. E poi andando indietro facciamo il comando lslist, poi ci mettiamo maggiore e creiamo con questo comando, non è un comando che fa soltanto un listing dei file, ma può creare un file di testo, lo chiamiamo filelist.txt. Quindi noi stiamo dicendo, mi fai il file di testo del contenuto della cartella bin, me lo metti all'interno di un file di testo che si chiama filelist.txt dentro la scrivania. Facciamo invio.
Ed ecco che andiamo a vedere che all'interno della nostra scrivania si è materializzato questo file di testo, lo doppio clicchiamo e questo è il metodo più semplice di tutti perché in questo file di testo ci sono esclusivamente i nomi, non c'è il percorso e non ci sono praticamente le caratteristiche del file. E anche questo, in questo caso, il file di testo ovviamente è assolutamente editabile. Lo chiudiamo, rivediamo qual è il comando, salviamo. Il comando praticamente è ls con il maggiore. Bisogna trovarsi all'interno della cartella nella quale bisogna fare questa operazione e poi gli diamo il percorso, per esempio, della scrivania. Nel mio caso, vedete, home, lnx0 user, scrivania, e poi gli diamo un nome file.txt. E questo comando non solo fa vedere delle cose a terminale, ma addirittura crea questo file di testo molto semplice in cui i nomi dei file vengono trasformati in un testo all'interno di un file.txt. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, perché è finito qua. Spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.